Complimenti Francesco, bravissimo. Grazie. Bravissimo Francesco, devo dire che insomma, non era facile fare un'opera che non sembrasse qualcosa che in qualche modo tradiva un po' l'atmosfera di Lovecraft. E si vedono tante cose magari di genere, spesso il genere è un pretesto per fare male. Invece qui tutti gli aspetti, dalla fotografia alla scrittura, alla musica, sono trattati insomma, con precisione e cura. E quindi parto dalla prima curiosità che insomma, sorge spontanea, cioè perché proprio Lovecraft? Da cosa è nato questo cortometraggio? Qual è stata l'idea che ti ha detto, va bene, ok, le montagne della follia di Lovecraft? Diciamo, la mia passione per Lovecraft nasce semplicemente perché è stato una delle mie prime letture serie, diciamo, che ho fatto dopo essere uscito dal liceo, quindi ho deciso che volevo cominciare a leggere qualcosa di perché ovviamente di interessi, quindi sono andato a vedere che ho preso il compendium e i racconti di Lovecraft. E quando lessi le montagne della follia, oltre al fatto appunto in generale penso nei racconti più spettacolari dell'autore, una delle cose che mi rimase molto in testa furono le prime 30 pagine circa, dove si vedono appunto c'è l'introduzione di personaggi, c'è un'atmosfera estremamente misteriosa, loro che trovano i primi fossili, quindi queste atmosfere mi sono rimaste molto fino appunto circa 2 anni fa, dove ti decidere appunto il cortometraggio di Roma. Per questa accademia che stavo facendo e quindi ho detto beh, proviamo, visto che erano anni anche che sentivo per esempio Del Toro che voleva fare questo adattamento, ho detto vabbè, visto che Povero Del Toro, ogni volta vabbè, dicono che gli fanno fare cose e poi gliele cestinano, che destino fa? tra l'altro ancora Del Toro ha nella mano l'anello della Miskatonic che dice fino a quando farò il mio adattamento, avrò questa in mano e lo spero lo farò perché era uscito un test footage qualche mese fa in Montagna Foresta, è veramente bello, quindi spero che prima o poi lo faranno fare. E quindi niente, per quanto riguarda il mio, appunto, ho deciso di farlo perché mi volevo mettere un po' alla prova. Quando hai iniziato a farlo dal punto di vista cinematografico, quali sono stati i tuoi riferimenti? Cioè, a quali film o anche a quali altri autori, penso ad esempio a Poe, da cui Lovecraft aveva tratto ispirazione per il romanzo stesso, a quale materiale ti sei rifatto, se c'è un'ispirazione o un riferimento esplicito? Ma allora, per lo più c'è un riferimento dal punto di vista cinematografico alla causa di Carpenter. E vabbè, tra quello, Stuart Gordon, Brian Yuzna, ma anche i vari adattamenti di Roger Corman con Vincent Price, diciamo, tutto questo bagaglio di film che un po' appunto mi ha aiutato a portare questo adattamento alla luce. Tra l'altro mi ha ricordato molto anche Punto di non ritorno per diciamo, la parte Certo, finale certo. e da questo punto di vista volevo capire come ti eri approcciato al tema della follia, perché di fatto tutti questi diciamo, Lovecraft, così come anche altri autori che si sono ispirati a temi simili, trattano la follia, una follia che può essere indotta ma è anche un po' un riflesso dell'interiorità umana, per cui quando tu hai pensato a come trattare anche da un punto di vista di scrittura la follia, come la consideri? Qualcosa più che arriva dall'esterno o qualcosa che invece è prodotta dall'interno dell'uomo? Quindi nel senso ci sono gli alieni o gli alieni siamo noi? Bellissima domanda. Allora, per quanto riguarda questo, diciamo, questo adattamento, mi sono molto, diciamo, legato anche al modo in cui Lovecraft usa appunto la follia, come appunto ci sono questi uomini che scoprono qualcosa più grande di loro e quindi questa scoperta appunto li rende completamente pazzi, li fa completamente impazzire, quindi appunto mi sono per lo più basato sulla filosofia di Lovecraft più che una filosofia mia, che probabilmente è una cosa completamente diversa. Ecco, quindi io sarei partito molto più da
essendo un adattamento, ho preferito partire da appunto, le motivazioni del lavoro stesso. Esterne. Sì. E sugli attori invece come hai lavorato? Perché loro sono, devo dire, molto, molto bravi, cioè sono in parte, a volte si tende anche a fare corti muti, proprio perché quando magari si lavora con attori non rodatissimi o insomma non professionisti, c'è sempre un po' il rischio di appunto ritornare nell'amatoriale. Invece loro sono molto bravi. Come hai lavorato per diciamo tirar fuori da loro questo risultato? Prima domanda, e poi invece in termini di scenografie, questo, cioè dove avete lavorato, come vi siete, in quale location? Perché penso che anche il fatto di aver lavorato in un luogo piuttosto che un altro abbia influito sulla recitazione degli attori. Certo, allora, per quanto riguarda la prima, più che altro ha aiutato molto il fatto di aver, tirato fuori molto l'emotività dei personaggi, aver creato una backstory, un collegamento tra di loro. Sono questi due ragazzi, devono andare appunto a trovare il loro professore scomparso. Quindi, partendo da questo collegamento di loro, da questa empatia, poi si, diciamo, l'interpretazione si è andata un po' a creare da sé. Ci ho lasciato molto liberi, soprattutto Marco, del ragazzo Benford, e sono stato molto soddisfatto di come non l'ha lavorato. Per quanto riguarda la seconda domanda della scenografia, no, essenzialmente abbiamo lavorato nel Teatro di Cosa della Roma Film Academy, che è appunto una scuola di cinema dentro Cinecittà, e quindi appunto anche a noi. Io speravo invece avesse lavorato in una grotta o in qualche altro, invece no, Teatro di Cosa. C'era stata l'idea. Hai preso perfettamente. Sì, perché... sì, sì. È un Teatro di Cosa, abbiamo appunto fatto creare le scenografie da questo studio, questo laboratorio che è all'interno di Cinecittà, sono stati appunto molto cortesi con noi, diciamo che questa scenografia che abbiamo utilizzato tutto per tutto il corso. Quindi. Che poi è resa, diciamo, ideale anche dalla fotografia, che è uno degli altri punti di forza del cortometraggio, yes. Perché c'è proprio diciamo questo verde, questo rosso, è una fotografia che sembra naturale. Lì come invece avete lavorato col direttore della fotografia? Cioè avevate già chiaro in mente come dove sareste andati a parare, oppure invece è venuto un po' lì per lì? No, allora, diciamo come reference in sé avevamo appunto citato prima Stuart Gordon e Brian Usna, quindi mi sono piaciuti molto questi tipi di contrasti di colore che anche possiamo rivedere banalmente anche in Italia, anche con Mario Bava. E quindi appunto mi interessava molto approcciarmi quasi per la prima volta al colore, perché i miei cortometraggi precedenti erano tutti bianco e nero. Quindi come prima volta a colori, appunto, preferito avere una fotografia del genere. Sì, Francesco ha fatto due cortometraggi prima che sono molto divertenti, si trovano anche questi in rete. In uno c'è una burocrazia infernale, e cioè cosa succederebbe se l'inferno fosse gestito dai burocrati, e nell'altro c'è un pedinamento mortale invece con un povero malcapitato che è inseguito dalla morte, che già lasciavano un po' presagire quelli che sarebbero stati poi i temi successivi. A questo proposito, diciamo, l'ultima domanda, poi passo alle domande di Matteo e del pubblico. Visto che hai già fatto un corto su Lovecraft, diciamo su un unico appunto suo romanzo, che però poi prosegue e diventa un vero e proprio film di fantascienza, idealmente, l'idea adesso è di proseguire e fare un lungo, oppure di adattare magari qualche altro cortometraggio di Lovecraft, o restare sempre in tema? Ma diciamo, l'idea sarebbe ancora per un po' di continuare sulla via dei cortometraggi, però più che adattamento preferirei tornare su storie originali. Quindi non soltanto capire se vuole restare sull'horror oppure tornare sulla commedia, che è quello che non interessa, quindi sì, non questa è la strada. Ottimo. Matteo? Io ho visto che hai fatto gli effetti speciali, quindi li hai curati tutti quanti, poi ho visto che c'è stata anche la creatura realizzata, sì, da De Angelis. La creatura è stata realizzata da Alfonso, che fa anche l'organizzatore in generale, però appunto essendo troppo piccola ci danno un po' di individuali, quindi si è messo nella creazione fisica materiale della creatura, e poi diciamo utilizzando programmi e computer, non
mossa, quindi quindi tu hai fatto quella, diciamo, digitale. Invece una cosa che mi ha ricordato la fotografia che citava prima Francesco è il colore venuto dallo spazio, che è un altro adattamento di Lovecraft, e che è stato presentato recentemente, un film di Richard Stanley, dove il colore, diciamo questo colore alieno, viene reso con il viola, il porpora, che poi se uno pensa a qualcosa di acido, no? Uno pensa al verde, al blu, al porpora, quelli sono i colori. Tu hai pensato a qualcosa del genere quando ti sei approcciato alla fotografia, quindi anche a questi film, o questi invece non ti hanno ispirato? Sono film che mi hanno ispirato, diciamo, a livello di fotografia essenzialmente erano quei due colori, il verde e il rosso, quindi ci siamo essenzialmente basati su quello, il rosso che praticamente era il mare, la creatura, il verde, che non era probabilmente, diciamo, un colore buono, diciamo, era un po' sul misterioso, quindi siamo rimasti su questa palette, diciamo, di colori, ecco. No, ma hai reso benissimo l'idea di follia lovecraftiana, che poi lui è uno scrittore che normalmente quando si tratta di descrivere dice sempre che qualcosa è innominabile, indescrivibile, insomma, per far capire appunto che è qualcosa che non ha le forme che noi conosciamo, di cui non possiamo avere esperienza. Renderlo visivamente, quando nel libro c'è scritto indescrivibile, chiaramente ti devi inventare tutta una serie di cose. Quindi, no, complimenti, perché l'idea della follia è ben resa, veramente. Gli autori che hanno fatto gli adattamenti di Lovecraft sono diversissimi. Tu citavi Gordon, per esempio, che ha fatto degli adattamenti molto differenti. Lui ha usato il body horror. Tu hai pensato, dicevi, quindi anche a Stuart Gordon quando hai scritto questo, hai pensato a questo? Sì, cioè, più che altro, l'inserimento al body horror per quanto riguarda, cioè, l'assassinio di Lake, Danforth, che ha tutto il simbolo scarificato sul fotografo, diciamo, a livello visivo sono molto ispirato a quegli autori. Va bene, e c'è qualche intervento dal pubblico? Volete chiedere qualcosa? Io volevo farti una domanda proprio partendo dalla base del film, cioè tu, essendo studente di cinema in Italia, volevo chiederti come ti sei approcciato allo scrivere Lovecraft, nel senso, almeno non so se so, riguarda solo me o anche altri, però quando magari uno pensa a cosa scrivere o cosa adattare, si tarpa le ali in qualche modo da solo quando prova a pensare a qualcosa di più fantastico, più creativo, appunto in questo caso Lovecraft, che potrebbe essere molto difficile da realizzare. Quindi tu in questo senso come ti sei rapportato allo scrivere questo corto? Hai pensato, però questo potrei non scriverlo, come faccio a realizzarlo? Oppure non ti sei posto questo problema e hai cercato di buttarti nella scrittura senza pensare molto? Allora, diciamo, questa che avete visto è una seconda stesura. Ero partito con una prima stesura decisamente più spettacolare a livello visivo, e anche molto più grande, diciamo, con molte più scenografie, ambienti. Quindi, diciamo, purtroppo, per i mezzi che si avevano, per quello che potevo fare, nei giorni che avevo appunto prestabilito, ho dovuto andare molto in levare, purtroppo, sì. Mi sono molto basato appunto su, mi sono molto focalizzato sui personaggi, proprio ho lasciato magari la parte più spettacolare appunto al finale. Ok, c'è qualche altro intervento? No, va bene. Allora, se non vuoi aggiungere nient'altro, Francesco, io grazie mille. Ti ringrazio tantissimo, grazie. Va bene, allora, noi adesso abbiamo la presentazione di un libro, 5 biglietti per un drive-in di Mattia De Pascali, e abbiamo qui l'autore, prego Mattia.